Sabato sera è stata inaugurata la 20ª edizione del Paese dei Balocchi. Sul palco centrale della location i The Best Of, gruppo di musicisti di grande talento nato nel 2016, dal repertorio senza confini dagli anni 60 ad oggi, che ha unito vecchi amici e andando avanti nuovi compagni d'avventura, con l'obiettivo di far divertire e riempire i cuori di emozioni a persone di ogni età. Ci troviamo sotto il palco principale del Paese dei Balocchi, giunto alla sua 20ª edizione, e quest'anno per l'inaugurazione il concerto dei The Best Of, un gruppo straordinario composto da talenti unici. Venite con me che vi porto a conoscerli. Come è nata l'idea di questo gruppo? È nata in un bar, ci siamo rivisti dopo tante esperienze musicali diverse che abbiamo fatto. Abbiamo deciso di fare della musica che a noi piaceva, quindi dagli anni 60 fino ad oggi. Volevamo fare un po' di musica dal vivo fatta seriamente. Siamo appassionati della musica vera, della musica quella bella, quella suonata. Qui ci sono alcuni che suonano con te da quando eravate ragazzini, Marco Pagassoni, fanciulli. Francesco Montesi, che però Montesi come te, ma non siete parenti. Non siamo parenti. Allora, raccontateci quali sono i brani del medley che cantate, che portate al pubblico. Beh, i brani sono un'infinità, perché partiamo dagli anni 60 dai Beatles, fino ad arrivare ai Bee Gees, ai Beach Boys, fino ad arrivare ai giorni nostri, a Lady Gaga, a Bruno Mars, chi più ne ha più ne metta. Però veramente suonata dal vivo, ci tengo a precisare. I The Best Of non sono solo una band o una tribute band, ma hanno creato una propria identità. Il loro è uno spettacolo. Il pubblico, oltre ad ascoltare e poter ballare, può anche guardare i video che vengono proiettati durante l'esibizione. Immagini a tema con i brani portati sul palco. È da quando siete ragazzi che suonate tutti insieme, poi tu hai avuto le tue esperienze musicali fuori, studiato a Boston, grandi esperienze in tutto il mondo, adesso sei tornato e tra i continui successi ti ritrovi anche di nuovo a suonare con i tuoi amici. Quali sono le emozioni? Beh, il primo amore non si scorda mai. Io ho iniziato a suonare con Filippo e con Checco, che avevamo 14-15 anni, quindi per me salire sul palco ogni sera con loro è un'emozione unica, perché quello che ci lega al di là della musica è un'amicizia profonda che ci fa fare assolutamente un gran salto di qualità anche a livello qualitativo e della proposta musicale. Siete un gruppo di talenti straordinari. Grazie, grazie. Beh, quelli che sono intorno a me sicuramente, io adesso per me non parlo, però poi quest'anno abbiamo una nuova entrata e quindi io non posso che essere felice. I protagonisti di questa formazione, composta da un'unicità straordinaria di ogni singolo componente, sono Filippo Montesi, voce chitarra, Marco Pacassoni alla batteria, Elisa Della Martera voce, Francesco Montesi voce tastiera, Gianmarco Petti al basso e da quest'anno la voce di Arianna Cleri. Invece di parlare ci canta un pezzo. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. Unica. Colossi musicali che con il loro sound ripropongono in forma di medley successi senza tempo che hanno attraversato intere generazioni. Un gruppo che con la sua energia trascinante riesce a scatenare anche i più timidi. Ce n'è per ogni gusto musicale, con circa 130 pezzi in scaletta, che cresce sempre più. Visto il successo che già avete e che ognuno di voi potrà avere singolarmente, pensi che riuscirete a continuare a suonare insieme? Ma io spero proprio di sì, anche perché cerchiamo di fare le cose nel nostro meglio, con la massima professionalità e passione. Ci divertiamo in primis noi, e quindi divertendoci noi facciamo divertire gli altri, quindi lo scopo fondamentale è questo. E ricordo sempre, facciamo una cosa che ci piace, quindi musica che ci piace e che ci unisce. Se domani ti chiamano a Sanremo ci vai con i The Best Of? Probabile, ma vediamo, ne parleremo se capiterà. La serata, con un numeroso pubblico presente che cantava e ballava, è stata un successo. Ascoltando i The Best Of, chiunque potrà immergersi nella colonna sonora dei propri sogni.